amici tifosi, cosa chiedete in particolare a Walter Mazzarri? 339-666-9990. Partiamo con Marte Sport Live. Buongiorno a tutti cari amici, chi vi parla è Dario Sarrataro, in regia Gigi Soriani, insieme sino alle 14, tanti ospiti, il filo diretto con Enrico Fedele, i vostri messaggi al 339-666-9990, appunto per chiedere, perché vi abbiamo chiesto tramite i social cosa voi chiedete a Walter Mazzarri in particolare. 339-666-9990. Ne parliamo invece di cosa può dare Mazzarri al Napoli con l'editorialista della Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli. Direttore, buongiorno. Ascoltatori, un saluto a tutti. Ecco il Napoli di Walter, grazie per essere con noi, caro Alessandro, perché c'è un pezzo molto interessante di oggi, firma appunto di Alessandro Vocalelli, in cui dice: Walter Mazzarri ha detto al presidente Laurenti, si fidi di me presidente, ma poi tante altre cose, soprattutto l'umiltà di Mazzarri di voler riportare il Napoli di Spalletti al centro, insomma, di tutti i discorsi, al di là dell'anima che dovrà dare Mazzarri a questa squadra. Non c'è dubbio, cioè, Mazzarri è un allenatore per me di valore, che è stato fino all'esperienza dell'Inter, diciamo così, un grande allenatore. Poi si sono alternati dei momenti un po' meno felici, come quelli di Cagliari, ad altri che invece sono passati alla storia per essere stati momenti non luminosi, invece lo sono stati, tipo quelli del Torino in cui ha conquistato il settimo posto. Per cui, insomma, voglio dire, Mazzarri ha sicuramente grandi conoscenze, grandi esperienze e grande anche buon senso, per cui si capisce perfettamente che il modello deve essere il Napoli di Spalletti, quindi Non è così scontato, no, direttore, perché è vero che quello che De Laurentiis chiedeva un po' a tutti quegli allenatori che ha contattato sin dall'estate, però poi abbiamo visto un Garcia che veniva da situazioni forse anche meno lusinghiere di Mazzarri, o comunque insomma non brillantissime in Arabia, anche in Francia, esoneri, eppure un anno in attività, eppure invece ha stravolto il Napoli di Spalletti. Invece Mazzarri ha l'umiltà di iniziare, poi vedremo in campo, da quel tipo di Napoli per permetterci un po' di cose e da mettere al centro di ogni discorso Kvaratskhelia, spesso invece messo in discussione nei cambi da Garcia. Esattamente, cioè, vuol dire, Mazzarri è un uomo che ha anche giustamente una forte autostima, insomma, però non è neanche la presunzione di pensare che il Napoli, che l'anno scorso è stato un modello, un esempio in Italia e in Europa, debba essere travolto con delle idee diciamo così abbastanza originali, prima fra tutto appunto quello di mettere in discussione magari Kvaratskhelia. Per cui quello è il suo primo compito, oltre a quello delle motivazioni, perché poi in fondo ci sta anche un aspetto di motivazione, quello di ricaricare una squadra che l'anno scorso ha fatto talmente bene che forse anche inconsciamente si è un po' appagata, però dal punto di vista tecnico rimettere alcuni giocatori al centro, Garcia diceva del villaggio, io dico al centro del gioco, come Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia è, non può che essere uno dei leader tecnici di questa squadra, come tale va considerato. Assolutamente sì. Io chiedo però a Alessandro Vocalelli cosa secondo lei, direttore, può dare Mazzarri al Napoli. Diamoci del tu, va bene, hai ragione. Cosa può dare secondo te? Non ho capito. Mi sento ancora più vecchio se mi dai no, lei. Non lo sai, hai ragione, caro Alessandro. Allora, cosa può dare Mazzarri al Napoli secondo te? E invece, che occasione è per Mazzarri il Napoli di questo periodo? Più un'occasione o più un rischio? Ma io penso che è un'opportunità per tutti e due. Io credo che si posi un concetto fondamentale. Il Napoli che è un grande Napoli, perché da qui noi dobbiamo partire, cioè, il Napoli dello scorso anno non può essere sparito nel nulla. Per cui, pur avendo perso delle pedine fondamentali come Spalletti, come Giuntoli, come Kim, rimane comunque una grandissima squadra, ha bisogno soltanto di cercare una rivincita su queste prime 12 giornate, che sono state l'esatto contrario di quello che bisognava fare, e in maniera anche più ampia lo stesso Mazzarri vuole una rivincita su quelle che sono state magari l'ultima esperienza, soprattutto l'ultima a Cagliari, non felice. Per cui questo stato d'animo si sposa perfettamente. Io penso che Mazzarri possa ridare al Napoli la sua centralità, perché questo deve fare, che non è poco, ma non è neanche un compito impossibile, e Mazzarri deve sfruttare questa occasione
per ritornare ai livelli del, che secondo me merita, perché tra l'altro stiamo parlando di un tecnico che ha credo 61 anni 62, sì, 62, sì, 62. Esattamente, cioè, se noi pensiamo che ci sono allenatori che vanno per la maggiore, che sono nettamente più in vista e che però sono anche più grandi di Mazzarri, quindi la carriera sportiva di Mazzarri è ancora lunga, insomma, per cui io penso che questa sia un'opportunità anche per lui per riposizionarsi nelle posizioni che aveva fino a quando ha scelto di andare all'Inter nel momento sbagliato, perché lui in quell'occasione tra l'altro poteva o restare al Napoli, che secondo me avrebbe fatto benissimo, o andare alla Roma e forse ottenere un qualcosa di più. Invece ha scelto l'Inter per il fascino e la suggestione naturalmente di una squadra così importante, ma quella era l'Inter del passaggio di proprietà da Moratti a Tuir, e fu diciamo un cortocircuito, fu fatta una campagna acquisti da Medella, Ambilà a Dodò, insomma, che non era certo una campagna acquisti da Inter, e nonostante questo lui comunque quinto è arrivato, però qualcuno ha pensato che avesse fallito la grande occasione. È verissimo. Beh, staremo a vedere con la fiducia giusta. Intanto Alessandro, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, grazie, e buon lavoro. A voi. Buona giornata, buon grazie. Lavoro. Grazie. Alessandro Vocalelli, Gazzetta dello Sport. Moltissimi messaggi da parte vostra. 339-666-9990 con Mazzarri, come quando vai a letto la tua ex. Non è male, va bene. Ciao a Michele Atonda che ha scelto questa metafora, questo parallelo curioso. Poi invece Marco scrive: Dario deve vincere, questo ci aspettiamo. Poi ancora: tutti contenti per Mazzarri, tutti ipocriti, siamo caduti alla patella alla brace, è obsoleto, è quello che voleva DL, il pensiero di Pietro. Beh, non siamo ipocriti perché diciamo quello che pensiamo. Il rischio è alto per il Napoli più che per Mazzarri, che è un'occasione di platino per rilanciarsi, però a questo punto diamo il tempo e al campo il verdetto finale. Le motivazioni e la dedizione alla causa di Walter Mazzarri sono indiscutibili, il fatto che siano un lavoratore di campo anche altrettanto. È chiaro che l'inattività, le ultime esperienze non confortano per un Napoli che è molto forte, ma se già da un'anima e una condizione fisica, un ordine tattico a questa squadra, credo che il Napoli sia talmente forte che può fare quello che il minimo sindacale, ovvero il quarto posto, il terzo posto, insomma la qualificazione in Champions League. Però aspettiamo il campo, e tra un po' ne parliamo anche con alcuni ex calciatori, poi anche con Enrico Fedele. Dunque, tanti messaggi che arrivano, ma dobbiamo prenderci una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Tanti messaggi che arrivano e vi ringrazio al 339-666-9990. Leggere Gabri Veiga che ritorna in prestito al Celta Vigo è motivo di soddisfazione. I soldi non possono essere tutto nel calcio, è vero, c'è questa ipotesi incredibile effettivamente. Poi io credo che è impossibile riprodurre il gioco di Spalletti, quindi non fate lo stesso errore che aveva fatto con l'allenatore precedente, un'altra squadra, un altro allenatore, un altro campionato, altrimenti potete fare solo il male del Napoli. Addirittura fin dall'inizio non avete fatto altro che criticare e avvelenare l'ambiente, anche se la situazione era così tragica. Il Napoli è sempre al quarto posto e manca un punto per la qualificazione in Champions. Cercate di non ripetere i primi problemi, Gaetano, come se noi, caro Gaetano, fossimo talmente potenti da determinare, caro amico, queste situazioni. Io penso che tu non capisca molto di calcio, perché se insomma pensi che il Napoli andava bene. Però facciamo un minuto, lo facciamo molto volentieri con German Dennis. Ciao German, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi, caro German. Sei contento che il Napoli abbia ripreso Mazzarri? Sì, dai, io sinceramente, personalmente sono contento perché è un allenatore che ci voleva in questo momento qua, una piazza così importante, e conoscendolo a lui penso che può dare il suo contributo a un Napoli che ha bisogno. Ha bisogno di voltare pagina? La situazione era complicata per te, quella con Garcia, di Napoli un po' svuotato? Ma guarda, sinceramente non lo so se era così tanto complicata. L'unica cosa posso dire, magari tutti ci aspettavamo un campionato un po' simile all'anno scorso, e giustamente avendo un'altra metodologia e altre idee non era possibile diciamo copiare un po' l'anno Spalletti, no? Era, diciamo che la vara era troppo alta, però si è cercato in tutti i modi. Un allenatore che magari non ha potuto proprio tirare fuori il meglio di ogni giocatore, sicuramente, e perciò dico che ancora
va benissimo la conferma di Mazzarri, perché Mazzarri conosce la piazza e conosce anche i giocatori. Beh, tu hai fatto cose importanti con Mazzarri, tutti ricordano il gol mitico col Milan, no? Della rimonta clamorosa, gol di Dennis e di Cigarini, con il San Paolo che esplose. Mazzarri cosa dà alla squadra, ai giocatori? Motivazione o anche ordine tattico, meccanismi di gioco? In cosa è bravo, secondo te, Walter Mazzarri? No, ovviamente che la sua esperienza, e sapendo che tipo di rosa ha, può affrontare questo campionato. Lui ha l'esperienza giusta, tatticamente bravo, su metodologia, su idee, diciamo essere protagonista sulla costruzione del gioco, sul possesso palla, quindi è un allenatore che può aiutare tanto, quel senso lì. Cosa ti colpì all'epoca? A parte che molti tifosi ti stanno scrivendo grande tank e sto ancora a Lucan, che a Napoli significa sto ancora, sì, gridando per Napoli. Il gol incredibile fu di testa su cross di Maggio, e poi dopo il pezzo di Cigarini da fuori area, il gran tiro. Però ecco, Mazzarri cosa può dare a questo Napoli secondo te? Anche motivazioni, un'anima, una squadra più d'impeto rispetto a come era quella di Garcia? Sì, sicuramente motivazione, e poi essere protagonista sempre, a qualsiasi campo che in Napoli si presenta, è la protagonista. Secondo me questo può dare tanto, poi le sue motivazioni, le sue idee contano tanto sicuramente. E poi ha sempre fatto girare molto gli attaccanti, nel senso che con Mazzarri gli attaccanti hanno sempre fatto molti gol. Lavora anche sulla fase offensiva Walter Mazzarri, giusto Germa? Sì, è un allenatore che propone un gioco abbastanza offensivo. Io mi ricordo che c'era anche Quagliarella, D'Avezzi, eravamo lì davanti che ci faceva ruotare. Infatti la squadra si metteva sempre a disposizione dipendendo del gioco all'attaccante, quindi per quello secondo me si sentirà comodo quando appena rientra Osimhen, che secondo me è un giocatore che darà tanto con Mazzarri, non ho dubbi, lo stesso Caravaschella. Grande Dennis, un suo gol contro la Samp, mi sono fatto tutti i gradini della curva A rotolando, ma felice. Claudio da Portici, e poi ogni volta che subentrava ci toglieva le castagne dal fuoco, grazie delle gioie che ci hai dato, anche da Alessandro e da altri, ho ancora i brividi. Insomma, German ha lasciato ottimi ricordi. Poi però alla ripresa Mazzarri e il Napoli sono attesi da Atalanta-Napoli, che è una gara un po' la tua partita, perché hai fatto molto bene anche a Bergamo. Sarà un calendario difficile per il Napoli: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus. Per Walter Mazzarri non si inizia proprio in modo semplice, German, anche questo conta. No, certo che conta. Diciamo una serie di partite difficilissime. L'unica cosa che purtroppo lui riesce ad avere la squadra completa. Sì. Dopo la nazionale, la sosta, non riuscirà a lavorare come vorreste lui, però comunque. Lui è bravo a gestire queste cose, quindi io mi auguro che prima possibile possa mettere le sue mani e che il Napoli sia protagonista. E poi Atalanta-Napoli è già non dico uno spareggio, ma è una lotta per il quarto posto, perché anche l'Atalanta, no, è una squadra forte che può lottare per la Champions. Sì, poi l'Atalanta, che sono stato a vederla parecchie volte, un'Atalanta in salute, un'Atalanta che in casa soprattutto si fa forte. Però sarà una bella partita, una partita aperta, una partita che ancora, diciamo, che sia per l'Atalanta che per il Napoli è difficile per entrambi, non è che uno è più favorito dell'altro, però sarà bella. German, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a German Dennis, ex attaccante del Napoli e anche dell'Atalanta. Vado da Marco Giordano, calciomercato.it e TV Play. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Dario, grande, ciao. Grazie per essere con noi. Grazie a te. German aveva un impegno, quindi ho fatto un paio di domande in più. Però Marco, ti chiedo quello che ho chiesto ai nostri amici ascoltatori: cosa può dare Walter Mazzarri al Napoli? Questa è una grande domanda. Io capisco che ci sta tutto, no? Fare il tuffo nel passato, ricordare. Sai cosa ho detto ieri? Scusa se ti interrompo. Ho detto proprio questo:
sicuramente c'è un po' di perplessità per l'ultima parte della carriera di Walter Mazzarri, e c'è poi il ricordo magnifico di quel Napoli. Io credo che sia l'uno che l'altro vanno messi da parte. Allora, se dobbiamo fare la nuda cronaca, se dobbiamo più guardare all'ultima parte di carriera che a quello che è stato 10 anni fa, non voglio fare il guastafeste né tantomeno guardare con negatività l'arrivo di Walter Mazzarri. Il Napoli è in un cul-de-sac, perché chiaramente ha in mente di fare un progetto diverso il prossimo anno, un progetto che tira ancora sul gioco, sulla qualità, sui giovani, sul tutto quello che il Napoli ha espresso di meraviglioso in questi anni. Allenatori per far questo liberi non c'erano da subito. La scelta di Garcia, De Laurentiis se ne è accorto da solo, è stata orrenda. Garcia è un abile affabulatore di presidenti, a Lione me l'aveva, ma neanche di giornalisti è stato, che è disastroso nella comunicazione, nelle conferenze stampa. Sì, ha fallito tutto Garcia. È chiaro che De Laurentiis adesso non si vuole scottare e ha cercato di trovare il male minore, perché chiaramente Walter Mazzarri, De Laurentiis spera sia per il Napoli il male minore, quindi traghettare la squadra verso la prossima Champions League, casomai se arriva una Supercoppa male non è, gli ottavi di Champions in appunto nella massima competizione per club, quindi deve essere questo Walter Mazzarri per il Napoli. Assolutamente, il poi, fatto se arriva qualcosa di più ovviamente ne siamo felici, però è chiaro che bisogna pensare, visto che è un traghettatore, all'obiettivo minimo. L'obiettivo minimo è arrivare in Champions e arrivare agli ottavi. Bisogna far questo, bisogna farlo cercando di non disperdere il patrimonio di giocatori, cercando di valorizzare qualche giocatore importante come Raspadori, ritrovare Elmas, ritrovare degli altri calciatori. Insomma, bisogna fare delle cose basiche, non inventarsi nulla di particolare, seguire un percorso netto, lineare, e poi riprogrammare di nuovo quello che si spera essere un grande Napoli. Detto poco fa che Mazzarri è sicuramente uno che ha grandissime motivazioni, perché vuole rilanciarsi, è uno che da sempre è molto dedito alla causa, che sposa, e nel Napoli e al Napoli è molto legato, si è anche pentito, no, per come andò via. E poi soprattutto io noto, vedremo in campo, no, perché dobbiamo aspettare Atalanta-Napoli per capirlo, e anche le altre partite, non solo Atalanta-Napoli, però il fatto che lui voglia cominciare dal 4-3-3, poi speriamo che prima o poi ce lo dica anche in una conferenza stampa di presentazione ufficiale, che manca, che dovrebbe avvenire secondo me, che non può non esserci. Il fatto lo rende, cioè, è una cosa che io apprezzo di questo, di questa umiltà, no? Perché potrebbe essere scontato. Deve fare le cose semplici. Le cose semplici significa questa squadra sa fare 4-3-3, benissimo, si riparte da qui. Questa è la dimostrazione che sono tutte bagianate quelle che gli allenatori sanno fare un solo modulo. Un allenatore pensa di poter raggiungere dei migliori risultati con un'idea di calcio ed è per questo che la pratica. Poi un allenatore che fa da sempre la difesa a 3 sa fare anche la difesa a 4. Un allenatore che sa fare da sempre la difesa a 4 sa fare anche la difesa a 3. Noi dobbiamo uscire da questi luoghi comuni, da questi topos del calcio che francamente sono anche un po' stucchevoli. Quindi bisogna andare oltre, bisogna guardare avanti, bisogna avere la capacità e la forza di sostenere evidentemente questa avventura di Walter Mazzarri, non gettando subito la croce se a Bergamo non dovesse andare bene, perché chiaramente c'è la possibilità che a Bergamo non si faccia un risultato immediatamente positivo, e quindi puoi capire che tipo di Napoli sarà di qui alla fine della stagione. Che la stagione sia in qualche modo compromessa è un dato di fatto. Sì, che possa diventare trionfale è possibile, che possa diventare normale è possibile, speriamo che non si trasformi in mediocre. No, assolutamente. Marco, grazie, buona giornata e buon lavoro. A te. Grazie a Marco Giordano, TV Play, calciomercato.it. Oggi abbiamo già detto, anche prima con Pasquale Tina, ci sarà questo allenamento congiunto, sostanzialmente una partitella amichevole con la Juve Stabia, che tra l'altro sta facendo molto bene in Serie C e prima in classifica, in un girone anche complicato, no? Con l'Avellino, col Benevento, tante squadre campane per le quali tutti facciamo il tifo sempre per tutte. Ci sarà forse anche Osimhen, che ovviamente non giocherà perché deve recuperare, però ieri era davvero l'influenza e quindi dovrebbe però essere a Castelvolturno, poi capiremo, per continuare le terapie, anche la fase di recupero. Mazzarri che oggi inizia anche
i colloqui individuali con i calciatori, con i giocatori presenti, chiaramente ci sono Juan Jesus, ci sono altri in questo senso, Nathan e altri di Zanoli di un certo rilievo, non tutti proprio perché sono i 12-13 nazionali fuori, però insomma inizia a entrare anche nella testa dei calciatori, oltre che lavorare dal punto di vista tattico. Poi quando torneranno tutti gli altri, parliamo di purtroppo di martedì, mercoledì prossimo, potrà iniziare anche con i titolari a provare il 4-3-3, che per lui è un po' un inedito, perché la difesa a 4 l'ha fatta qualche volta col Cagliari, l'ha fatta qualche volta anche col Waterford all'inizio, però è chiaro che non fa proprio parte delle sue corde. Ma come si diceva poco fa, l'importante è dare un'anima, una quadratura tattica, un'organizzazione in campo, dei movimenti, e poi insomma questa squadra ha delle conoscenze importanti dal punto di vista calcistico. Ci fermiamo tra un po', Enrico Fedele, quindi 0816363 è il numero giusto per fare domande tra pochissimo al direttore Fedele. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Preparatevi, 0816363, tra qualche istante scatta Fedele contro tutti. Intanto i vostri messaggi. Mauro, che saluto con affetto, e sentendo alcuni sembra che abbiamo preso Guardiola, abbiamo un campionato intero davanti, cosa avremmo detto se a luglio ADL avesse scelto Mazzarri come allenatore della squadra neocampione d'Italia. Mauro appunto da Bologna. Beh, è chiaro che insomma la scelta di Mazzarri ha sorpreso tutti e lascia qualche momento di scetticismo in tutti noi, però a questo punto aspettiamo il campo. Io quando arrivò Garcia insomma ero perplesso, non mi scaldò, però non dissi nulla, quasi nulla, ovviamente perché dovevamo aspettare il riscontro del campo. Ora non possiamo fare altro, caro Mauro, che aspettare il riscontro del campo. Scelta rischiosa senza dubbi. Per quest'altro amico non è tanto così. Buongiorno Dario, secondo me Mazzarri può dimostrare anche lui, in quanto toscano, è bravo. Vedremo, caro amico, diciamo che i toscani portano bene al Napoli, no? Da Sarri a Spalletti, non c'è dubbio, lo stesso Mazzarri di 10 anni fa. Ci fermiamo con i messaggi per ora, scatta il momento di Enrico Fedele. Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele. 0-1-6-3-6-3-6-3, chiamate, c'è Enrico Fedele pronto a rispondervi. Intanto domanda, cosa può dare, buongiorno direttore, Mazzarri a questo Napoli? Beh, può dare soprattutto una iniezione di autostima e di autorevolezza, nel senso che è un allenatore che conosce l'ambiente, ma soprattutto è un motivatore. Io credo che, non perché io conosca bene Mazzarri, ma proprio sapendo le sue caratteristiche, penso che anche lui capisce che questa è un'occasione più unica che rara per potersi riaffacciare, sì, al calcio che conta. È vero. Andiamo subito alle prime telefonate. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti Radio Marte. Volevo fare una domanda a Fedele. Vai. Fedele, che fino a 6 mesi fa probabilmente non eravamo anche d'accordo dove prendere il caffè. Però sì, adesso mi sono molto adeguato alle tue idee. Vorrei che lui mi convincesse di una cosa, però prima di convincermi vorrei fare un'affermazione. Rapidissimo, abbiamo, se puoi, perché siete noi in tanti. Abbiamo preso Mazzarri, che viene da 4 esoneri e che non allena da 2 anni. Il suo secondo è Frustalupi, che ha buttato alla primavera in primavera 2, sì, e poi c'è un suo collaboratore che si chiama Grava, che ha fatto un disastro nel settore giovanile, che del Napoli è zero. Mi vuole convincere di tutta questa positività che c'è in giro su Mazzarri? La prego, mi convinca. Ciao Vincenzo, carissimo Vincenzo, devo spazio agli altri 0816363. Allora, guarda, ci sono gli allenatori che hanno delle esperienze negative e poi vanno in altre società e vanno bene. Non dimenticare che Lippi è stato esonerato dall'Atalanta ed è stato esonerato dalla Cesena, e sembrava quasi oramai un bollito. Ancelotti lo abbiamo cacciato da Napoli perché dice che era bollito, vedete che cosa è successo. No, su questo non sono d'accordo. Con Frustalupi è una politica che il Napoli sta facendo sbagliando sui giovani, perché gli ultimi giovani, io sono un fautore, sono quelli del 96, adesso è un discorso politico, direttore, diciamolo, no, che il Napoli spende molto, ma molto di meno del Lecce.
per le nostre giovanili. Quindi, allora, questo grava, che è colpa ne può avere? Che poi grava, ti dico una cosa di più. Sei disinformato. Il responsabile del settore giovanile non si vede nell'immediato, perché le scelte sono state fatte da quelli di questa prima. Vincenzo a me, non ho capito. Tu vai a vedere adesso, vai a vedere adesso i giocatori, lo stesso Ambrosino, ma giocatori che hanno 15, 16, vedi che ci stanno un sacco di giocatori del Napoli scelti dall'entourage di Grava, di Caffarelli, che nessuno chiama, ma in realtà è il vero occhio spia per i giovani di 12 e 13 anni, che sono stati convocati 6, 7 sì, giocatori. Infatti. Quindi dobbiamo aspettare. Su Grava no, non sono d'accordo. Neanche io. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono tifoso della Juve, però volevo dire alcune cose. Rapidissimamente, vai. Per me in Napoli non c'era bisogno di prendere Mazzarri, andava bene anche Garcia, perché come vedo il Napoli esternamente, il Napoli fa paura ancora, ancora la stessa cattiveria, la stessa fame dell'anno scorso. Quindi per me un allenatore vale l'altro, solo che i giocatori secondo me devono dare quella cosa in più. Okay. Grazie Luigi, è così direttore, i giocatori è chiaro che hanno maggiore responsabilità. Io credo che siamo al contrappasso dantesco. Cioè che lui lo faccia apposta, lo dite, levate a Darsia, andavate sempre giù, e noi siamo sicuri. Sì, pure io ho avuto il sospetto, siamo sospettosi, ma non è colpa nostra, diciamo. Il sospetto deriva anche dagli ultimi 20-30 anni in cui è successo di tutto, quelle parti. Dopo quello che ha fatto allora io ribalto la domanda e saluto per l'affetto con quale ci segue. Ma Luigi, se tu fossi stato un dirigente, dopo tutte quelle sostituzioni e vaffa dei calciatori, che avreste fatto? Sicuramente sì. 0816363663, se subito un altro amico. Intanto ovviamente tantissimi messaggi anche per il direttore Fedele. Mazzarri è positivo perché è un professionista, un allenatore di cuore con esperienza. Adesso la squadra non ha più alibi, effettivamente. Io ce ho chiamato un medico di famiglia. Medico di famiglia, sì, è vero. E devo dire che in tempi non sospetti il direttore aveva detto: se proprio bisogna cambiare e non c'è Conte, è meglio Mazzarri che altri. Mi ricordo benissimo. Mariano, buongiorno. Salute bene. Una domanda un po' segata da tutte le vostre, diciamo così, osservazioni che siete in questi ultimi giorni. Sì, sentiamo un po' male. Se riesci a avvicinare la bocca al microfono del telefono. Aspetta che torna in voce. Sì, forse è meglio. Scusami. Allora, sono due piccole osservazioni che chiedo al mercato fedele, della quale non ce n'è parlato proprio. Vai, rapidissimo se puoi. Le faccende di Mazzarri. Dico, calcio mercato di gennaio. Come innesti e l'ipotesi eventualmente che Osimhen viene scelto, almeno come ipotesi che probabilmente si può stare, c'è una prospettiva da parte della società, si riuscirà a valutare in questa occasione. Grazie. Io per l'attacco con l'attacco alla partenza di Osimhen, che per me è indispensabile, non mi preoccuperei tanto, perché teniamo la Spadoria e Simeone. Ma a gennaio la vedo difficile, però, no? Che vada via. Non parlo di una assolutamente. Allora, che vada via, va via la Coppa Africa. Purtroppo sì. E quindi in quei 15-20 giorni possiamo compensare. Ma se dovessi fare un'affermazione oggi, forse in mezzo al campo metterei qualche cosa in più, magari qualche giocatore che può sostituire Anghissà. Anghissà, ora teniamo a Cagiusso, l'abbiamo detto, Va anche lui in Coppa d'Africa Anghissà. Tra l'altro il Napoli sta guardando intorno per il terzino sinistro, perché preoccupa un po' questo infortunio di Mario Rui, che starà fermo credo 50 giorni. Allora dico la mia, proprio non so se è stata già detta. Quando vanno a 4 e 3, uno può giocare a 4, non fa 4, poi gioca pure a 3. Su questo non c'è dubbio alcuno. Mi senti? Sì. Magari si sacrifica, ma durante la partita, non è che è una formazione fissa, no? Certo. Durante la partita puoi giocare a 3. Ma quello che mi sta intrigando, che è una mia convinzione, e non lo so se lo sia di Mazzarri, è vedere come gioca Nathan a esterno sinistro. E può essere anche una soluzione, anche Juan Jesus. Nathan nasce esterno sinistro, sì, nasce. Chiaro.
mi senti? E quindi potrebbe essere una variante, ma adesso la butto là, per carità, perché la squadra è quella, se gioca a 4 si sa chi gioca Olivera a sinistra, è chiaro, però diciamo alternativa ci sarebbe anche Zanoli a destra e Di Lorenzo a sinistra, dico nel corso delle partite. Adesso come stanno? A 3 potrebbe una partita non giocare Politano e magari giocare con un 3-4-2-1 con la scheda, Raspadori, l'attaccante, Osimenza. Purtroppo non gioca Zelischi, cioè il Napoli ha tante varianti, l'importante è convincere i calciatori che devono dare qualche cosa in più e che possono darlo. È assolutamente sì. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Una domanda per il direttore: per giugno Conte, Palladino o Farioli? Grazie, beh, oh, grazie anche per la brevità della domanda, direttore. Io mi auguro Mazzarri. Ecco, vorrebbe dire che il Napoli fa cose importantissime. Va bene, dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi torniamo ancora con Enrico Fedeli e anche un'altra sorpresa, tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci tornati, Nicola da Casoria scrive: al di là del modulo che Spalletti ha sdoganato con il suo calcio evoluto, questa squadra ha bisogno di una nuova sfida, di nuovi stimoli e spero che Mazzarri riesca a trasmettere la sua voglia di rimettersi in gioco al gruppo. Buon lavoro e grazie, che è una giusta osservazione. Rapidamente una news dalla nazionale, perché Spalletti ha convocato Mancini al posto di Bastoni, che ha accusato un problema muscolare e salterà quasi certamente anche la gara col Napoli, con Napoli-Inter inizi dicembre, del 3 dicembre, 4 dicembre se non vado errato, e poi soprattutto Spalletti ha convocato anche Carnesecchi, perché pure Vicario ha qualche problema, è influenzato dopo il forfè di Meret. C'è ancora con noi il direttore Fedele, eccoci qua direttore, e c'è per lei subito Angelo, buongiorno. Buongiorno. Domanda allora, per il direttore. Sì. Io volevo chiedere al direttore, ma perché un allenatore che non allena da 10, da 15 anni non può allenare? Quando io poi, un signore come Enrico Fedele, lo prenderei tra 24 ore e lo farei fare il direttore sportivo, perché lui è aggiornatissimo a fare questa cosa. Grazie Angelo, a parte non è una 10 anni, è 18 mesi, Angelo, però il problema, sul concetto. Io innanzitutto ti ringrazio, però sai, l'età passa per tutti e quando c'è molta età forse c'è meno tolleranza e purtroppo non si fanno compromessi. E quindi non sarei adatto, sarei adatto a fare il consigliere, ma non sarei adatto ad essere, come ti devo dire, un capitano in campo. Su questo non c'è dubbio. Ho un carattere, non so se brutto o bello, però ce l'ho. E per quanto riguarda invece, purtroppo siamo in un periodo nel quale c'è una rottamazione di intelligenze e non ci si rende conto che quando uno è ancora lucido, nonostante l'età, può essere di grande aiuto. Non avrà quella vitalità, però ha quell'esperienza che permette di sbagliare meno. Un altro Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telegraficamente ritengo che Mazzarri può rischiare di fare bene, certamente meglio di Garcia, perché innanzitutto non dimentichiamo che siamo al quarto posto, non è che siamo al settimo, all'ottavo posto, quindi insomma tutt'al più si potrebbe migliorare, magari confermare, ma ci sono due motivi. Il primo, voglio dire, ritorno a Osimhen, scusate se posso, con Osimhen è tutta un'altra storia, anche lo stesso Kvara ne potrà beneficiare, ma poi c'è anche un altro problema che io non sottovaluterei. Molti giocatori che hanno bussato anche a pretese contrattuali hanno perso di valore, perché tutto questo ha diminuito anche il patrimonio e il valore dei calciatori. Quindi ovviamente a questo punto c'è, al di là delle pretese o del loro futuro, l'aspirazione a giocare in club più importanti, ora devono mettersi su, perché ora Kvara chi lo va a prendere a quella cifra? Nessuno, per fare un esempio. E quindi loro devono impegnarsi. Ecco perché dico, un po' questo, un po' Osimhen, Mazzarri magari ci mette il suo e c'è il rischio che possa fare bene anche un allenatore che non allena da tanto tempo. Grazie Angelo, direttore, che ne pensa? Ci sono due motivi e due risposte. La prima, i giocatori che scadono il contratto già hanno il rapporto con un'altra squadra, su questo non c'è dubbio. Il calcio è questo, non è che hanno bisogno della prestazione per aumentare il, diciamo così, quelli a scadenza, però quelli in sotto contratto invece. Gli altri, se non hanno il rinnovo, sarà peggio pure con la società, perché si avvicina alla scadenza della scadenza e aumenta anche la richiesta. Su questo non sono d'accordo. Che poi
c'è stata un'altra domanda che adesso no, nel senso che il Napoli rischia di fare bene perché peggio di Garcia, soprattutto no, i giocatori devono dare, possono dare di ma più. È il Napoli che praticamente è il più come devo dire penalizzato da queste prestazioni dei giocatori. Vabbè, perché non può chiedere più di tanto, 120-130 dovrà accontentarsi di meno il giocatore, quello che c'è da quello gli devono dare, quindi credo che ci sia come ti devo dire una cointeressenza da tutte e due le parti, ma chi vede sfiorire il proprio patrimonio certamente è più il Napoli del giocatore. Enzo le chiede, ci vuole un motivatore più che un discorso tecnico, perché la tecnica la usano i calciatori, quindi questo le chiede se è giusto pensarla così. Ma vedi, i giocatori, Walter non lo è, però il concetto è un altro, che i giocatori devono sapere quello che devono fare in campo, quello che sono abituati a fare, quelli per i quali sono diventati campioni, cioè la motivazione, signori miei, voi siete stati campioni d'Italia, è un fatto occasionale o meno, signori miei, tenete presente che di confermarvi campione d'Italia non entrate nella storia, entrate nella storia di sempre. Sì, sì. E quindi, no, ma penso che la squadra ha dimostrato che vuole fare, sa di dover fare meglio, la squadra non mi sembra è appiattita dalla gestione Garcia e da tante altre cose. Come esperienza di spogliatoio, sì. La squadra oggi non ha più alibi, ecco. Anche se questo allenatore non era l'allenatore per questi giocatori. Però ecco, sì. Io dico solo una cosa, perdonami se sì. Ormai il passato è passato. Infatti. C'è stato un fallimento tecnico voluto dalla ingordigia calcistica di De Laurentiis. Fermiamoci. Dobbiamo dare tempo adesso, non siamo al quarto posto, dobbiamo dare l'opportunità di poterci migliorare, senza dare delle sentenze. Non no, so infatti, il campo darà i primi verdetti neanche subito, nel senso dobbiamo dare qualche partita, anche no, se sì. Il ciclo è di ferro. Direttore, un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. A voi, arrivederci. Grazie Enrico Fedele, adesso io me lo ricordo, insomma, il grande difensore che è stato nel Napoli, di Mazzarri con l'esultanza per la qualificazione in Champions League, per le vittorie, insomma, conosce molto bene Walter Mazzarri, Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, caro amico, sei un opinionista molto apprezzato, anche ballato quasi come quando il Napoli vinse la Coppa o fece la qualificazione in Champions allo scudetto di qualche mese fa, quindi sei totalmente immerso nella situazione di Napoli, caro Fabiano. Battute a parte, questo ritorno di Mazzarri come lo vedi? Che sensazioni hai? Guarda, come sensazioni è una sensazione buona sicuramente, perché né ho apprezzato tanto il lavoro dell'ultimo tecnico e soprattutto non apprezzavo neanche la simpatia, quindi di sicuro è venuto uno che ha dato tanto e ha lasciato tanti bei ricordi ed è sempre un piacere, soprattutto quando si unisce il Napoli vecchio, quello mio, ad un Napoli nuovo sì. che ci ha fatto esaltare. Qua parlano tutti quanti giustamente del discorso che Mazzarri sarà importante perché motiverà la squadra, potrà dare un'anima a questo Napoli, poi c'è anche l'aspetto tecnico-tattico, però sul quale spesso abbiamo discusso dei limiti non tanto e non solo diciamo caratteriali del Napoli di Garcia, ma soprattutto di organizzazione tattica. Su questo profilo sì. Mazzarri cosa può dare? Guarda, sicuramente Mazzarri è molto forte ad impostare bene la fase difensiva. A me era piaciuto tanto, io avevo giocato poco quando era arrivato, anche perché avevo l'infortunio, sì. ma ho apprezzato tanto i consigli che dava e come predisponeva la squadra. L'incognita magari può essere il fatto che lui sia più stato abituato magari ad utilizzare delle difese più basse, cosa che questo Napoli ci ha fatto capire diciamo non eccelle molto in questo, esatto, quindi esatto. Sicuramente questo sarà il dilemma tattico. La sfida tattica è quella di utilizzare, se come sembra farà, la difesa a 4 alta, non solo la difesa a 4, perché poi c'è anche il discorso del modulo che lui prediligeva del 3-5-2, che ricordo benissimo del Napoli, del vostro Napoli, che fu anche studiato a livello europeo, anche emulato a livello europeo, quindi in quel momento fece grandissimi risultati. Quindi la doppia sfida, difesa a 4 e difesa alta, giusto?
Sì, il Napoli ha dimostrato l'anno scorso di essere molto forte con la difesa alta. Ovviamente la difesa alta comporta una predisposizione tattica di pressing che deve essere perfetta, perché sennò si incorre in quello che abbiamo visto anche nelle prime partite di Garcia, che ci aveva provato, ma con tre passaggi gli avversari erano già davanti alla nostra area, quindi è molto difficile da applicare. E poi c'è il discorso del ritorno, perché Fabiano, noi dobbiamo mettere da parte, siamo tutti legatissimi a quel Napoli di Mazzarri dal punto di vista emozionale, ma anche di risultati, di gioco, eccetera. Però dobbiamo metterlo da parte, perché altrimenti viviamo di ricordi, anche lui può essere, no, in qualche modo può dare per scontato certe situazioni che non lo sono. Quindi cosa può, secondo te, cambiare con Walter Mazzarri alla guida di questo Napoli? No, può cambiare soprattutto sotto il punto di vista sull'emotività che può dare anche ai ragazzi. Quando si cambia, quando c'è un cambio di allenatore, tutti sono sempre molto concentrati, soprattutto nella prima fase. Quindi tornano in gioco tutti si giocano il posto e si migliora anche senza volerlo. Quindi speriamo, più che altro la grossa difficoltà sarà che parte non con delle sfide semplici, anzi sì, alle sfide più difficili, e questo può dare o togliere morale. Sarà molto interessante vedere come risponderà la squadra. Mazzarri, che cosa ha cambiato nella tua carriera? Cioè l'aspetto motivazionale, l'approccio alla partita, la postura difensiva, non lo so, qualcosa che ti ha colpito, che ha cambiato? No, mi ha sicuramente colpito il modo di lavoro che ha su centrocampisti, su difensori, su attaccanti. Lui lavora tanto, è un tecnico che lavora tanto. Ovviamente a me quello che mi aveva cambiato era stato l'infortunio prima, però mi sarebbe molto piaciuto averlo e stare al 100%, perché è un allenatore che ti sa motivare e magari spero sia migliorato. L'unica pecca nel riuscire a includere tutti i giocatori, non solo 12-13. Il calcio è cambiato in questo profilo. Ricordo effettivamente, tutti quanti ricordiamo il turnover fortissimo che fece col Chievo e il Napoli andò male. Comunque, insomma, tu dici che Mazzarri, se si è aggiornato, come dice, noi ne siamo sicuri perché è uno studioso di calcio, non solo ha assorbito i meccanismi del Napoli di Spalletti, che è la versione migliore di questa squadra per le caratteristiche di questa squadra, ma anche il fatto di dover utilizzare 18, 19, 20 di calciatori con 5 cambi, sì, peraltro. Sì, ora anche i cambi, è cambiato tanto il calcio, quindi sicuramente spero sia rimasto il passi coi tempi, cosa che magari non aveva fatto Garcia. Fabiano, ti mando... Sì, prego. No, ho detto solo che si è visto. Sì, ti dispiace, è andato via Garcia, lo so, mi dispiace, abbia pazienza. Molto dispiaciuto. Molto, si vede, si sente proprio. Fabiano, un abbraccio grande, grazie per il tuo intervento. Un abbraccio a voi, un saluto a presto. A tutti. Grazie a Fabiano Santacroce, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa per Sulle Mani. Da parte mia è tutto, tantissimi messaggi, saluto Enzo e tanti altri, insomma questo amico che scrive da Trento, addirittura Marco, insomma... Continuate a chiamarci, a scriverci anche questa sera dalle 20 alle 21 per Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnatare è tutto, grazie a DJ Soriani, vi lascio a Gigio e a Marta, ciao!